Ciao ragazzi, sono il fondo di Gamesurf e siamo qui per il nostro appuntamento settimanale in cui viviamo in anticipo il Gran Premio di Formula 1. Fatemi vedere se tutta la chat sta funzionando alla grande. Vediamo un po'. Sì, direi che sta funzionando alla grande, quindi vi aspetto se volete farmi compagnia. E noi prima del GP lo simuliamo con Formula 1 Manager 2023 per vedere se poi le cose si riveleranno realistiche. Allora, queste sono le mie prove. Le mie prove sono finite a questa maniera. Leclerc è quinto. No, scusatemi. Andiamo a vedere le Q3 di sabato. Allora, sono finite così. Ecco qua. Sainz terzo, Leclerc quarto, Perez, Verstappen davanti, strapotere in questo gioco, come nella realtà della Red Bull, c'è poco da fare. E come vedete però abbiamo da pagare una penalità in griglia perché nella scorsa gara, se vi ricordate, i motori di entrambi i piloti erano andati fuori uso. Quindi ci tocca. Ok ragazzi, ma andiamo in gara. Purtroppo è così, però abbiamo un ottimo passo gara. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Allora, io punterò al minor numero possibile di pit stop con Leclerc perché è ventesimo, non si può permettere troppo. Mentre per non creare casini ai box, voglio provare questa modalità invece di due pit stop con Carlos Sainz. Va bene, ragazzi, siamo pronti a partire e andiamo. Si parte. Le 10 squadre sono in griglia, i Ovviamente, piloti sono raga, pronti, andiamo in faranno 53 giri a tutta velocità per velocità qui al Gran 16 Premio e d'Italia. guardiamo i momenti più importanti, eh. Esteban Ocon oggi avrà un... Si parte, è il Gran Premio d'Italia. Pronti a partire. Si spengono le luci Seguiamo e un via, pochino la partiti! partenza e dobbiamo stare attenti che non succeda a casotto. Ok, andiamo già in per due. No, mamma mia, cosa è successo a Leclerc? Ha rischiato tantissimo, ma direi che non c'è stato contatto. Dai, bene, bene. Purtroppo là in fondo, ragazzi, è così. Da fare. Sainz ha già guadagnato una posizione. Secondo me sarà dura perché, a parte le due Red Bull che sono bestiali, c'è un grosso problema di Alonso. Pilota fortissimo. Ok, iniziamo ad aumentare la velocità, vediamo come va avanti. No, mamma mia, Sainz le sta. Ecco il Sainz replay. sta Ecco patendo l'auto di Piastri. tantissimo. Però con Sainz, L'opportunità c'è ragazzi, tutta. abbiamo tre synth, abbiamo un po' A domandata questo e niente, punto ci si hanno prende passato l'ottava posizione. Piastri. Però abbiamo anche, io me le gioco al massimo. Dai, dai, raga, dobbiamo, no. Con Sainz possiamo permetterci di buttare via un po' di gomma, assolutamente. Con Leclerc no. Ah, dai, abbiamo già preso un Diamo un'occhiata al altro. replay. Abbiamo Qui preso un siamo altro sul spazio, se non rettilineo. sbaglio. Si Sì, è e siamo di aperto nuovo un varco. ottavi. Un bel sorpassone, bravo. Grande Carlo. Andiamo avanti, settimi. Siamo già settimi con Sainz. E Leclerc sta recuperando alla grande. Ok, ci dicono che le gomme di Sainz iniziano a patire. Abbassiamo leggermente Slowdown now. l'aggressività. Ma possiamo ancora permetterci di. Sì, vedete come sta guadagnando, secondo me, non tantissimo. Ma pian pianino ci sono Stroll e Ocon che se la stanno combattendo tra di loro. Leclerc recupera, ragazzi, siamo dodicesimi davanti, vabbè.
niente da dire. Guarda, la coppia della Red Bull ha già dato. Cosa è successo? Sono appena entrati nella finestra del... Ok, quindi vuol dire che a breve possiamo andare ai box con Sainz. E visto che abbiamo ancora il 50% di gomma, facciamogliela sprecare tutta. Sì, sì, sta recuperando tanto. Grande Carlos. E anche Charles. I nostri due Carli stanno andando alla grande. Allora, giro il box ottimale. Va bene. Andiamo in box con Sainz. E poi montiamo le medie. Confermiamo. Lo so, Leclerc si lamenta, sta perdendo tempo, però... Box. Però ragazzi, la situazione è questa, guardate che trafficone che c'è poco da fare, però tra poco Leclerc vede i punti, vede la decima posizione. Per come siamo partiti sarebbe tanta roba, ragazzi, e siamo verso il 20° giro. Sainz, bisogna un attimino rimettergli a posto il ritmo, perché sennò... E Leclerc, ok, Leclerc potrebbe sfruttare, mamma mia. Intanto guardiamoci questo sorpasso di Tsunoda di Sainz, che già sta ripartendo. Tantissimi hanno scelto, vediamo, le tre soste. Quindi vuol dire che Charles, facendone solo due, potrebbe avvantaggiarsi. Se riuscisse a mantenere... Perché in questo momento è terzo. Le gomme non sono messe particolarmente bene. No, non mi gioco un aumento di... Però guardate, mamma mia. Sainz, cosa sta facendo? Cosa è successo? Miracolo. Ok, le gomme di Charles stanno per andare. Sainz veramente bravo. Ci conviene, aspettiamo ancora un pochino giusto per andare. Vabbè, guardate, praticamente questo giro è il giro perfetto per andare ai box. Andiamo ai box con Leclerc, passiamo alle medie, le medie che dovranno portare Charles Leclerc fino alla fine della gara. Quindi ragazzi, impegnativo. Ora dovremmo vederlo andare ai box. Infatti, vediamo quanto abbiamo perso. Sainz sta facendo un garone, ragazzi. Siamo dodicesimi con Leclerc, ma non si deve più fermare. Ottimo. Invece vediamo che Sainz ha ancora da fare un pit stop. Vediamo un po'... vabbè, Sainz... Andiamo un po' a vederli i nostri eroi, ragazzi. Allora, Sainz... In questo momento è terzo, a 5 secondi che lo separano da Perez, sappiamo che ci sarà veramente poco da fare, e a 3 secondi 8 di vantaggio su Alonso. Una situazione abbastanza tranquilla in questo momento, non è ancora il caso di sprecare gomme. Passiamo su Leclerc undicesimo, Gasly davanti a 2 secondi e mezzo circa, ma dietro... 6 decimi. Vabbè, vediamo come si evolve la situazione. No, vabbè, sta recuperando assolutamente. Quindi adesso ci dobbiamo occupare soltanto... Ecco, guardate, Sainz sta perdendo da Perez, ma sta guadagnando da Russell. Ottimo, ottima situazione. Dovessimo continuare così, c'è speranza di portare a casa un bel risultatino, ragazzi. C'è speranza. Leclerc è decimo e secondo me vicino anche. Ok, adesso possiamo iniziare a scatenare le gomme di Sainz. Non è che ci convenga tanto di per sé, perché non ha nessuno vicino. Però se iniziamo a tirar su dei buoni giri, possiamo, visto che dobbiamo ancora fermarci, guadagnare un po' di margine. Leclerc ottavo. Ottimo.
Stanno tutti e due facendo una buona gara, sono veramente contento e spero ovviamente che questo si possa risolvere anche. Cosa succede qua? Come sono andate? Ma noi ci dobbiamo fermare, eh? Ok, understood. Siamo in una situazione un po' particolare. Rischiamo di... Vediamo un po'. Sainz ha... Credo di aver letto male io alcune cose. Vabbè, comunque... Per quanto riguarda il buon Carlos, adesso può attaccare a tutto spiano. Che brutta situazione, che brutta situazione. I nostri due piloti, uno vicino all'altro. Ma per fortuna Leclerc ha fatto passare Carlos. Mancano pochi giri. Carlos sta facendo un grandissimo recupero. Tre giri alla fine, ragazzi. Fermi. Che è successo? Le gomme sono troppo calde, non importa, continuiamo a tenerle calde e spingiamo al massimo anche dal punto di vista sia dell'ERS sia della benzina. Per quanto riguarda invece, ci sono stati molti sorpassi belli da vedere, però abbiamo fatto il giro veloce, grande Carlos, sarà dura puntare a... Oh, oddio, veramente possiamo puntare, ora ce lo seguiamo un po'. E dall'altra parte invece possiamo sicuramente sprecare carburante e ERS, ma non gomme per quanto riguarda il buon Charles. Andiamo a seguire Sainz perché nella situazione più interessante. Less lift off. Siamo decisamente in una situazione interessante con Carlos. Ragazzi, io potrei mettere ancora tantissime altre. E siamo passati e siamo quinti. E siamo quinti con Alonso lì davanti. E se riuscissimo a passare Alonso, mamma mia, e l'abbiamo passato. Grande. E Ocon non è un sogno, ragazzi. Ocon non è un sogno. Assolutamente non è un sogno. Mancano due giri. E per come eravamo partiti, signori miei, con Leclerc ventesimo, adesso ottavo, e Sainz nono, quarto, e si sta avvicinando a Ocon, anche se è dura, è veramente dura. Stiamo tirando al massimo. Stiamo tirando al massimo. E lo vediamo, raga. Lo vediamo. Vediamo un po' se lo vede anche. Andiamo nel casco di Carlos. E lo vediamo. Ci stiamo avvicinando. Un secondo ci divide, raga. Ce la vogliamo vedere così, dai. Vediamocela così. Meno di un secondo. Carlos non tradirci. Tempo si assottiglia. Un altro giro veloce di Sainz. Ragazzi, che gara sta facendo? Facesse sta gara anche nella realtà. E ci avviciniamo e vediamo il codone. E se rettilineo. Oh mamma mia, dai che passiamo. Ce la vogliamo vedere proprio da fuori? Ripartiamo? Olè! Passati, manca un giro, raga. Ocon sicuramente attaccherà, non ho assolutamente dubbi. Noi siamo velocissimi, però un altro continuo nei giri veloci. Vediamo, riguardiamoci bene il passaggio, il sorpasso. Scusate, forse sto prendendo un po' troppo tempo, ma che bello. Veramente che bello, non ce la siamo studiata male allora. Posto sul podio. Ok ragazzi, Verstappen, Perez, irraggiungibili, ma stiamo già prendendo un discreto margine.
a Ocon, quindi l'ultimo giro potrebbe, si spera, essere abbastanza tranquillo. Leclerc settimo, Stroll dietro che lo infastidisce. Io direi che chiudiamo con gli ultimi, ce lo guardiamo il giro finale sia di Sainz, e subito dopo passiamo a Leclerc, perché Sainz sì, sembra abbastanza tranquillo, salvo problemi, ma per Charles la situazione è un po' più problematica, però perché Stroll è proprio vicino. Però va detto che insomma Leclerc partiva ultimo, non perché avesse fatto delle brutte qualifiche, ma perché sapete, come vi ho detto, che aveva dovuto cambiare scatola del cambio motore, quindi questo ha portato una bella penalità. Max Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino. Ok, Verstappen ha vinto. Vabbè, ha vinto, vince sempre lui. Perez ha chiuso, poi ci siamo noi. Vediamo Sainz, accompagniamolo alla fine della gara. Forza Carlos, non deluderci. E siamo terzi con Sainz. Andiamo a seguire, andiamo a seguire la situazione. Leclerc, e ce l'ha fatta, settimo, raga, ottimo, ottimo, gran gara. Quindi ragazzi, come è andato il Gran Premio di Monza per quanto riguarda il simulatore, cioè Formula 1 Manager 2023? La strategia è stata impeccabile e li ha ripagati. Ovviamente ci ho dovuto mettere lo zampino, non si può far simulare tutto senza dire niente. Primo posto Max Verstappen e secondo posto Sergio Perez con la solita strapotenza Red Bull. Carlos Sainz terzo, Ocon quarto, Alonso quinto, che mi faceva tanta paura all'inizio, però quinto per fortuna, sesto George Russell, Charles Leclerc settimo, rimontone, Lance Stroll ottavo, Hamilton nono e Gasly decimo. Questi sono i primi 10. Andiamo a vedere come va la nostra classifica piloti. Siamo quarti con Leclerc e sesti con Sainz. C'è da recuperare un discreto numero di punti su Alonso per arrivare almeno sul podio, e qua ce la giochiamo, stiamo riprendendo con l'Aston Martin. Ok ragazzi, questo era il Gran Premio di Monza simulato su Formula 1 Manager 2023 da Gamesurf. Io sono il Fundo, spero che vi siate divertiti con noi perché è stato veramente bello, e ci vediamo ovviamente per tante altre cose sul canale, ma prima di ogni Gran Premio ufficiale saremo qui per simulare il Gran Premio e poi andare a vedere se le cose che avremo combinato saranno simili alla realtà. Vi saluto, ciao e buona serata.